capire il perché. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 4 gennaio. Buon 4 gennaio 2022. Quante volte lo ripeterò? Cioè, capite anche a voi che lo ripetete per un po' dopo che ha scoccato il nuovo anno, cioè tanto per ricordarsi, siamo nel 2022, per non sbagliarsi, avete capito? Comunque sì, mi capita di ripeterlo, forse perché siamo ancora all'inizio dei primi giorni. Tra l'altro mi è venuto in mente che nel calendario della cucina, quello attaccato, appiccicato al frigo, dove cancello ogni mese i giorni e scrivo il mese dopo, non l'ho ancora cambiato, quindi in cucina siamo ancora rimasti all'anno vecchio. Ma tutto questo è un altro discorso. Allora, siamo in un tempo direi proprio acquoso, acquatico, cioè ragazzi, siamo in un tempo veramente uggioso, io non lo so come mai gennaio è incominciato così con questa acqua. Cioè, solitamente gennaio è un'esplosione, insomma, magari anche di freddo, però di sole, di belle giornate, impercettibilmente, le giornatine sono leggermente, proprio appena appena tenue, leggermente un pochettino più lunghe, quindi insomma, cioè, c'hai quella, hai capito, no? No, invece, cioè, siamo piombati in questa coltre d'acqua. Si sente perché ho la finestra aperta per cambiare l'aria in soggiorno e quindi insomma siamo a questi livelli di acqua torrenziale, no, cioè è un'acqua comunque che bagna, nel senso perché comunque è un'acqua che bagna. Sono contenta perché comunque io quando piove, che non fa danni, però io quando piove sono contenta perché lava le strade, lava i tetti, lava i terrazzi, lava tutto quello che c'è da lavare. E insomma, almeno toglie la a volte sporca anche di più, siamo d'accordo. Però, insomma, quando c'è questa acquetta qui, insomma, più o meno un po' di polvere la manda via. E quindi, no, da una parte sono contenta, dall'altra vorrei una bella giornatina di sole, va bene. Comunque, vi volevo dire, guardate che faccia, ragazzi, ma io. Allora, io ieri mi sono truccata, cioè, mi sono truccata. Ok, parolona, no, nel senso, io ieri volevo dare un tocco di me, insomma, volevo rendermi leggermente presentabile, insomma, poco, cioè, insomma, quindi praticamente mi sono data proprio un filo di mascara e leggermente, un po' di matita sotto gli occhi, ma avete presente proprio, cioè, così che non l'ha neanche vista, cioè, nel senso, cioè, no, bene, ecco, poi io ovviamente mi sono fatta la doccia, però ovviamente io non è che ho usato acqua micellare, acqua di Lourdes, tonico, latte detergente, non ho usato niente di niente, mi sono fatta la doccia e questo è il risultato. Io l'ho tenuto tutta la notte questo risultato e questa mattina, ecco, il mio risultato è di nuovo questo, cioè, nel senso, ecco, ma non mi turba perché non mi turba perché mi dovrebbe turbare, non mi turba, non mi turba, anche perché pensavo che adesso che mi preparo, do un velo di crema e me la spataccio tutta, cioè così sembra che mi sono ridata la matita, anche se invece non la ridò, avete capito? Poi, che dire ragazzi? Sì, quindi no, non mi turba, cioè, ho capito che tutti voi si rivolteranno perché, cioè, YouTube è nato praticamente con i make-up, con le cose, i tutorial, beh, io non faccio niente di ciò, ci sto anch'io, finché non mi manderanno via, e comunque. Ma a me non mi dispiace tutto sommato questo sfattume, perché ecco, questo è uno sfattume. Avete capito quando ero giovane, che tornavo dalla discoteca così sfatta? Avete capito? Ecco, mi piace mantenere un po' quest'aria da sfatta.
al buongiorno. Tanto non è che voglio dire, dobbiamo andarci a presentare, non lo so, al Buckingham Palace, no? Cioè, ma allora ragazzi, ma chi se ne... Ma voi veramente date più importanza a... Voi date veramente più... Volevo farla bene questa domanda, ma voi veramente pensate, magari anche lontanamente, di dare più importanza a un aspetto esteriore, cioè alla buccia, no? Perché questa è la buccia, no? È la buccia del frutto, cioè la polpa è dentro, ragazzi, cioè io, cioè devo stare a pensare, come posso dire, devo dare, ecco, devo dare importanza alla buccia. E magari a quello che metto sulla buccia, cioè nei vestiti, all'apparenza, all'aspetto esteriore, cioè a cosa uno si mette indosso, se ha un jeans strappato, se ha un colore dei capelli strano, no? Se uno ha appunto ha dei disegni, se tatuaggi, cose del genere, cioè, nel senso, cose che magari a tanti veramente fanno anche ribrezzo, no? Ma va bene, come il mio colore dei capelli, no? Cioè, ma come tante cose, come un jeans appunto strappato, una calza di nylon, magari che si è rotta, no? Avete capito come si chiama quando si rompe la calza di nylon? Una volta mi veniva il termine, adesso non mi viene più. Con le calze di nylon fini, quelle cose sono le donnine che si rompono, no? Ecco, la calza rotta, insomma, adesso non mi viene il nome. Però avete capito? Cioè, no, non lo so. Oppure se uno ha una macchia, una patacca nel vestito perché ha appena mangiato il gelato al cioccolato, ma chi se ne... Cioè, oppure se uno, non lo so, ecco, c'ha il calzino bucato perché non si è tagliato l'unghia del pollice del piede, ma chi se ne frega? Cioè, avete capito? Cioè, a voi non vi succede? Cioè, ma sì, vi succede, però non lo volete dire, no? È un po' come quando vedete uno per strada che si mette le dita nel naso. Oh, Madonna, che schifo! Perché te non te le pulisci le camere? E allora, la stessa cosa. Magari vai al bagno col fazzolettino, tutto bene così, preciso, preciso, butti via il fazzolettino, ti lavi le manine. Va bene, ho capito, non lo farai magari in mezzo alla metropolitana. Siamo d'accordo, però cerchiamo un attimino di distinguere, no? Ecco, sempre perché siamo a questo inizio del 2022. Allora, siamo nel 2022 e va bene, tra un po' si girerà con le navicelle spaziali e va bene, ok? Però io vorrei tanto conoscere Baby Yoda. Vabbè, insomma, comunque, però... Cioè, cerchiamo anche un attimino, mentre andiamo avanti con questo universo, no? Ecco, cerchiamo anche un attimino però di mantenere vivo quelle cose che comunque sono umane. Cioè, nel senso che comunque anche se si gireranno le navicelle spaziali, noi rimaniamo sempre di, almeno per ora, non lo so, poi di carne e ossa. Cioè, comunque che voglio dire che bene o male abbiamo delle. Abbiamo delle. Cioè, è normale che se io mi do malamente un po' di matita e non mi strucco, ok, con i prodotti che ci sono struccanti sul mercato, è ovvio che poi io mi riduco come un panda. Avete capito? Ecco, ma è normale, non è che mi faccio, oddio mio santo, non faccio un video finché non... No, me ne frego perché, cioè, non me ne frega niente se ho la sbavatura di matite e di mascara, sono sempre io dentro alla buccia, avete capito? Non è questa sbavatura di mascara che mi migliora. O mi peggiora, avete capito? Cioè, se io la struccassi con l'acqua micellare, qua faccio la figa, ragazzi, non è che divento migliore, avete capito? Sì, forse divento più presentabile, ma agli occhi di chi? Agli occhi di chi? Agli occhi vostri? Sì, agli occhi vostri, sì, ma secondo me, chi vuole vedere quello che secondo me miro a essere, cioè nel senso a mantenermi, lo vede anche attraverso la sbavatura della mascara e della matita.
Se invece uno arriva, si ferma solamente alla sfigata che è me, alla sbavatura del mascara della matita e ha i capelli color cistifeglia, bene, allora, cioè nel senso comunque si fermerebbe lì anche se io ho usato l'acqua micellare, perché dopo che vede che mi sono ben struccata con l'acqua micellare, che quindi la sbavatura non c'è più, troverà qualsiasi altra cosa per comunque per rimanere attaccato all'esterno mio, perché non gliene frega niente di andare all'interno, avete capito? Cioè, tutto questo è un discorso contorto, solo perché per il fatto che sono sbavata. Sono sbavata, sì, ho anche fatto le foto su Instagram stamattina sbavata col trucco, non me ne può fregare niente. Eppure, ad esempio, anche il social di Instagram, perché io adesso uso solo quello, no? Mentre prima, anni fa, non è che lo usavo tantissimo, usavo più Facebook. Anzi, tra l'altro, qui apro anche una parentesi e chiudo la parentesi perché io non so se, l'avrò già detto qualche volta, però. Però se voi mi scrivete su Facebook, sotto le foto, queste cose qua, io non vado più a vederlo perché ogni volta mi viene veramente una depressione organica quando vado su quel social. Quindi io lo tengo aperto perché, cioè nel senso lo tengo aperto, però pubblico la roba direttamente da Instagram, ma io non vado proprio neanche mai a vedere niente su Facebook. Vado solamente a... quindi leggo solo i messaggi privati, quindi quelli tramite Messenger. Tutte le altre cose di quel social, io sinceramente è anni che non le vado a visionare, non le vado ad aprire, quindi non vado né a vedere il mio di profilo, quindi se voi mi mettete un mi piace o mi scrivete qualcosa sotto le foto, e non vado neanche comunque a vedere i profili e comunque i miei amici, facciamo così, su quel social, perché non riesco veramente. Mi blocca proprio la bocca dello stomaco, cioè ogni volta veramente no. Da quando ho chiuso tra virgolette i miei rapporti con quel social sto molto meglio e, perché anche se non che dico che dà più importanza, però nel senso Instagram mi fa sentire spensierata di più, YouTube idem con patate. Facebook per me è diventata una cosa veramente ansiolitica, cioè veramente, cioè no, ho chiuso, per il momento ho chiuso da mo', quindi è solamente per quello se, ecco, se non vi rispondo o cose del genere. Comunque insomma, chiusa parentesi, cosa stavo dicendo adesso non me lo ricordo più, ecco vedete, ecco ho fatto delle foto su Instagram e anche se dicono appunto che Instagram bisognerebbe fare una cernita delle foto, cioè nel senso che se hai tre foto devi scegliere la più bella, se no magari non pubblicarla, queste cose qua, io sinceramente non guardo quelle cose lì, anche perché a me se mi dicono o mi suggeriscono di fare qualcosa io completamente faccio l'opposto. Comunque insomma no, io faccio quello che mi sento, per me non c'è una foto bella o una foto brutta o una foto. Cioè, per me, se quella foto lì l'ho scattata, mi ricorda quell'istante anche appunto. Cioè, non serve chissà che cosa. Ovviamente non sono una fotografa, ovviamente non sono una professionista, quindi, cioè, nel senso ci mancherebbe altro. Io uso assolutamente, le fotografie per divertimento, quindi nel senso per divertimento, per ricordo, per, cioè, ecco, non, e quindi non me ne frega niente, appunto, ripeto, gli occhi a panda. Questo era il succo del discorso. Perché comunque, nonostante tutto, continuo a vedere, forse perché, vivo in un paese, non lo so. Però mi rendo sempre più conto, e la cosa un po' mi dispiace, che comunque siamo sempre legati, rilegati a questo involucro che è l'apparenza, cioè miriamo più a apparire che a essere. Allora, apparire non intendo che ora, perché uno poi può dire, ma cosa non vuoi apparire te che ti fai i capelli verdi cistifeglia? No, non è quello. Apparire nel senso, allora io sì, non sono sobria, quindi voglio dire, non è che non mi piace, cioè nel senso avete capito, non, io gioco con i colori, con le cose eccentriche, quindi non mi dispiace attirare, tra virgolette, l'attenzione su di me, cioè ci mancherebbe, non, nel senso non me ne frega niente di quello.
non voglio assolutamente, non mi interessa tanto l'attenzione su di me, ma non voglio assolutamente diventare, tra virgolette, come gli altri vestiti di nero, e avete capito? Ecco, io a me piace comunque differenziarmi, mi piace distinguermi, ma non perché, ma perché mi piacciono le cose diverse di quelle che comunque piacciono agli altri, probabilmente. Ecco, se gli altri sono sobri, io praticamente sono l'opposto, ma questo è un gusto. Il discorso mio è che non è che voglio dire, qua stiamo parlando non di farsi i capelli verdi cistifelli o meno, qua si sta parlando che io sono contenta di questi capelli verde cistifelia. Il problema è che passando per strada, cioè io noto praticamente che le persone si fermano al colore verde cistifelia, cioè avete capito? Cioè non vanno oltre. Si fermano a uno strappo nei jeans, si fermano a se tu ti metti, non lo so che cosa ti puoi mettere, se ti fai un tatuaggio, oppure si fermano se, avete capito, si fermano sempre a quegli step che io pensavo che ormai non, cioè pensavo che ormai, hai capito? Cioè probabilmente invece siamo ancora ancorati a determinati luoghi comuni, a determinati stereotipi, a determinate, cioè nel senso, avete capito? Cioè, probabilmente io stamattina uscirò con questi occhi panda e la gente, se incontrerò qualcuno, andrà a dire dal panificio, dal panettiere, dal salumificio, dal giornalaio che hanno visto la Michelina sfatta, uscita da una discoteca, ubriaca persa. Avete capito? Ecco, no, quando invece, cioè, sono uscita di casa, sono stata tutta la sera a vedere il Grande Fratello. Avete capito? Cioè, si fermano all'apparenza, cioè, nel senso, vedono magari la matita sfatta usano un luogo comune, magari, avete capito? Quelle cose lì non. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Comunque io sono contenta lo stesso e continuerò a farmi i capelli super colorati e non sobri e continuerò ad andare avanti per la mia strada, fregandomene di tutti questi luoghi comuni e stereotipi. Sì, però mi dispiace un pochettino perché comunque vedo tante persone limitate in quella, avete capito? In quella è una sorta di È una sorta di processione veramente verso il perbenismo, verso il moralismo, ma finto, ragazzi, finto, perché poi tutte quelle persone lì sono quelle che magari vorrebbero, ma non fanno, e quindi vivono una vita che non vorrebbero. Sì, però poi nello stesso tempo comunque pensano di vivere invece, avete capito, felicemente contenti e quindi criticano e quindi fanno e quindi, cioè, avete capito? Oh, mamma mia, cioè, una cosa veramente, ma veramente, ma veramente, ma veramente. Cioè, non lo so, forse allora erano più liberi, non lo so, all'età della pietra. Non è che erano più liberi all'età della pietra, forse però c'erano meno. Non lo so, non ve lo so dire onestamente. Oh, continua a piovere. Che palle, ragazzi, che palle. Che palle, ball, ball, the ball, the ball, 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 ball. Comunque io mi dovrei anche preparare invece di stare a parlare qua, anche se ci sto benissimo con voi qua a parlare in pigiama seduta per terra, sapete che è proprio è una delle cose che preferisco fare, anche perché poi in realtà stamattina non ho voglia di fare niente, anche perché ieri sera appunto non sono andata a ballare e a sfondarmi di drink e aminoacidi in discoteca, ma comunque ho fatto le 6 lo stesso perché ero ancora sveglia quando al Grande Fratello live è partito il rewind e il rewind parte alle 6,
dopo le notizie flash appunto delle 6 e quindi insomma la televisione l'ho spenta perché il rewind non avevo proprio voglia di vederlo, poi appunto erano le 6 passate. Ho dormito un pochettino. Allora, la puntata l'ho vista tutta, quindi fino all'una passata, 2:20. Poi praticamente mi sono un pochettino addormentata, mettete verso le 2, dalle 2 alle 4 ho dormito e poi mi sono risvegliata e piano piano sono andata su e sono stata sveglia fino alle 6. Ecco, quindi insomma, ho fatto la notte brava lo stesso, tra virgolette, le ore della mattina, però, cioè, nel senso, non, ecco, ero a casa sul divano in pigiamata, quindi voglio dire, ecco, svelato il mistero delle occhiaie panda. Yuppie, yuppie. Comunque, sì, sarà l'ora che mi vado a preparare. In ufficio proprio non ci andrò stamattina. Tanto c'è il marchetto che sarà super efficiente e io mi preparo, poi porterò i cani a fare la passeggiata, ma con sto tempo veramente. E poi andrò a pranzo dalla mamma. Tra l'altro, visto che vi è piaciuto il video con la mamma a pranzo da noi, e niente, magari ne faremo altri. Magari non lo so, comunque insomma fatemi sapere che video vorreste vedere. I miei capelli. Ebbene sì. Mi sembra che volevo dire qualcosa, ma non me lo ricordo più. Possibile questa cosa qua? Sì, sempre. Oh, guardate un po'. Appena mi tocco l'occhio, tutto il nero che esce. Yuppie, sì, volevo dirvi qualcosa ma non me lo ricordo più. È tutto questo perché la Miki sta invecchiando, la Miki sta invecchiando, la Miki sta invecchiando. La Miki sta invecchiando, parapunzi punzipina, parapunzi punzipetta, parapunzi punzipo, allora, secondo la Kardashian, ho letto un articolo, praticamente lei è convinta, tra virgolette, che non devi sorridere. Per non farti venire le rughe. Allora, io è per quello che allora sono piena, perché sorrido. Ma allora la mia domanda è, cioè io non dovrei sorridere e ridere di gusto alla vita perché mi vengono le rughe? No, questa di nuovo è un'altra cosa che non capisco. E allora, tra l'altro, no, non la capisco, ma capisco perché incontro per strada dei morti viventi. Cioè, che sì che sono lisci, veramente, perfetti, proprio come un lenzuolo tirato, proprio alla Kardashian, però, cioè, sono morti dentro, fuori, e tu, cioè, a me che cosa me ne frega, a me di essere, cioè, veramente, ma avrò tempo quando sarò morta, semmai, di essere lì così, cioè, chi se ne frega, ma, cioè, voglio ridere quando sono viva, ragazzi, ma allora, ma stiamo scherzando? Io, cioè, non devo sorridere perché mi vengono le rughe? Ma chi se ne frega? Ma allora, però ditelo, sta Kardashian di nuovo non sapeva che cosa dire, che cosa. Ma allora, ma mettiamo in giro delle cose del genere, poi tutti ci credono, sì, ci credono ovviamente, hanno fiducia, lo fanno, e poi è per quello che la gente non sorride più. Ma è possibile che io devo andare in giro e vedere delle facce appese che praticamente io non lo so cosa devo fare? Cioè, ma io sinceramente mi sono veramente rotta. E non datemi la colpa alle mascherine, ragazzi, perché ragazzi, le mascherine si portano da tanto tempo ormai, purtroppo mi sono anche rotta le palle, ma le mascherine non è che si portano da una vita. Io anche prima delle mascherine vedevo se faccia pese, eh. Allora, nessuno ride. Allora, io comunque ho trovato una cosa, un lato positivo di questa mascherina, nel senso che mi auguro ovviamente di toglierla il più presto possibile, però io praticamente sotto la mascherina
Parlo, sguazzo, rido, ma mi faccio proprio dei dialoghi, proprio, cioè li faccio sempre, li facevo anche senza sempre la scrivania. Però avete capito, devi stare un attimino un po' all'occhio, no? Perché lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, la terza ti ricoverano. Allora, ma poi a parte che io parlo con i cani e quindi ho la mia giustificazione perché io con loro devo dialogare, cammino con loro, io parlo, gli dico vuoi girare di qua, va bene, andiamo. Ah, ma tu vuoi girare di là, va bene, andiamo. Poi ci giriamo dopo. Nanino, andiamo di qui. Io parlo, comunico. Comunque, a prescindere dai miei dialoghi con i cani, anche quando non sono senza cani, che quindi, Michela, lì quando sei senza cani è un po' più, avete capito? È proprio io comunico con me stessa, ma mi sono resa conto che grazie alla mascherina comunico proprio apertamente. Cioè, proprio, avete capito? Proprio ci do dentro che è un piacere. E quindi mi sono resa conto che quando incontro anche delle, diciamo, delle presenze che, cioè, veramente proprio mi sono resa conto di parlare a voce alta tra me e me, ma parlo a voce alta e dico: ma, cioè, ma un sorriso mai, ma fatelo che è gratis, ragazzi, ma fatelo che è gratis. Poi però mi viene in mente, allora dico: ah, ma la Kardashian ha detto che vengono le rughe, è per quello che non ridi. Ecco, avete capito? Allora mi faccio tutti questi dialoghi, botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta. Però devo stare attenta perché, avete capito, sai, se c'ho il cane, i cani, allora me la cavo. No? Dico, senza cani, a volte rimango un po' lì, cioè, avete capito? Perché poi, però, insomma, a me piace dialogare con me stessa e mi do botta e risposta, anche perché voglio dire, cosa vai a dialogare con quelle persone lì che sono lisce ma morte? No, 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 ragazzi, no. No, no, io con una, cioè con una liscia ma morta, no, cioè cos'è una sogliola? È una sogliola? Liscia, è morta, quella che sta sul fondale, che fa finire, cioè allora, c'è la sogliola che sta lì sul fondale sabbioso, che è liscia, piatta, morta, e poi chi c'è? Boh, vabbè, comunque, insomma, avete capito? No, no, no. Comunque, ho letto un documentario, non ho letto un documentario, ieri a pranzo dei miei ho visto, non so se l'avete visto, il telegiornale, e parlava dei polpi. Allora, i polpi sono molto intelligenti, non dico che raggiungono l'intelletto dell'essere umano, ma si avvicinano molto su determinati punti di vista e tra l'altro sono anche, provano sensibilità ai polpi, infatti riescono, e se messi in determinate situazioni, no? Tipo da allevamento o magari in certe vasche di cattività eccetera eccetera, possono anche arrivare a soffrire di depressione. Quindi pensate un po' voi il polpo, cioè, ragazzi, è uno spettacolo, cioè, è proprio vero che la natura, cioè, il polpo riesce a essere e ad arrivare a una sensibilità tale da purtroppo poter in certi momenti anche arrivare a soffrire di depressione, ma vi rendete conto? Cioè, io veramente sono rimasta veramente proprio colpita perché ho detto il polpo, cioè, con tutti i suoi tentacoli, a volte quando si muove così leggiadro e cammina verso lo scoglio, magari ti vuole dire qualcosa, ti sta raccontando qualcosa, magari è sofferente e depresso. Non lo so, questa cosa del polpo ieri mi ha colpito, infatti vorrei andare a leggere qualche articolo magari un po' più, perché sì, sapevo che ovviamente come essere vivente, però non pensavo proprio nella sfera sentimentale, proprio della sensibilità, no? Cioè proprio questo lato così interiore, no? Del polpo, cioè ecco, analizziamo il lato interiore del polpo, che secondo me il polpo, o polipo, octopus, ha più sensibilità di certi esseri viventi, bipedi, umani. E sul polpo e la sua interiorità e sensibilità vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate sul polpo. E se preferite conoscere un polpo o qualcun altro, io un polpo. Anche perché può tanto coccolarti con tutti quei tentacoli, t'abbraccia, ti coccola, ti stritola.
Ciao ciao! Occhi da panda, vi guardo, vi seguo, vi vedo, vi osservo, vi rincorro. Vi bacio.